E c'è un report che tiene con il fiato sospeso il mondo ed è quello redatto dal Pentagono e pronto per essere consegnato al Congresso statunitense. L'argomento sono gli UFO. Del resto, una delle domande che accompagna da sempre l'evoluzione dell'uomo è: siamo soli nell'universo? Di tutto questo parleremo ora. Prima però volevo farvi sentire le parole dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Sono di fine maggio più o meno. E quando lui partecipa a un programma televisivo negli Stati Uniti e risponde proprio a una domanda sugli UFO. Sentite, o meglio, vi facciamo rivedere, riascoltare che cosa è ha detto. E da qui un po' che è tornata prepotentemente di primo piano la questione. Ascoltiamo. The truth is that when I came into office, I asked, right? I was like, all right, Quando sono arrivato nell'ufficio, ho is chiesto, c'era una persona lì, una guardia, ho chiesto, ci sono laboratori o altri luoghi dove vengono tenuti gli alieni da parte? Hanno cercato un po', hanno guardato, ma la risposta alla fine è stata no. La realtà, e questa volta parlo seriamente, è che ci sono filmati, immagini, documenti di oggetti volanti di cui non conosciamo esattamente l'identità. Non riusciamo a spiegare come si muovono, le loro traiettorie. Non hanno avuto dei percorsi facilmente spiegabili e per questo si continua a ricercare e a indagare. Dunque, indagare e capire. E infatti c'è questo report del Pentagono, ma lo vedete già collegato il corrispondente dagli Stati Uniti, Claudio Pagliara. Buon pomeriggio, buongiorno per te. Insomma, partiamo proprio da qui. Che cosa sta accadendo? Ci sono delle indiscrezioni su questo report? Beh, sostanzialmente qualche giorno fa il New York Times ne ha anticipato le conclusioni. È assai probabile che il report stesso sarà molto simile alle indiscrezioni del New York Times. Ciò che emerge, innanzitutto è un dato. Gli avvistamenti fatti con strumenti molto sofisticati anche dall'esercito e dalla marina americana sono molto più numerosi di quanto finora si sapesse. Si parla anche di migliaia di avvistamenti nel corso degli anni. E dunque l'altro dato molto importante è che questi avvistamenti non sono solamente ottici, cioè non sono solamente fatti con strumenti visivi, ma anche elettronici e molteplici. Dunque l'ipotesi che questi fenomeni possano essere illusioni ottiche o non percezione corretta da parte di chi osserva di qualche fenomeno conosciuto è da escludere. Sono effettivamente oggetti volanti non identificati, come vengono ormai chiamati, e il senso più profondo del fatto di aver chiesto al Pentagono un'operazione di trasparenza che si vuole in qualche modo togliere il pregiudizio che ancora circonda chi dice di aver avvistato un UFO. Non solo il normale cittadino, ovviamente, ma anche piloti dell'aeronautica civile e militare hanno, come dire, temono, hanno temuto in passato di essere circondati dal ridicolo. Bene, quello che si vuole dire è che no, esiste questo fenomeno, è bene che tutti lo dicano e facciano dei rapporti precisi perché è oggetto di studio e dobbiamo esattamente capire di che cosa si tratti. Naturalmente, l'ipotesi che preoccupa il Pentagono è in primo luogo che siano frutto di tecnologie di paesi rivali agli Stati Uniti, tipo la Russia e la Cina, ma questa è un'ipotesi che viene presa come molto molto remota, anche perché i primi avvistamenti risalgono al 2004, testimoniati, certificati anche dall'esercito, e certamente nel 2004 è da escludere che Cina o la Russia avessero tecnologie così sofisticate. Ciò che stupisce è soprattutto movimenti di una velocità assolutamente ipersonica e senza spostamento di vento e senza rumore, senza apparente presenza di motori di questi oggetti. Dunque sono fenomeni effettivamente che pongono più interrogativi e il rapporto porrà più interrogativi di quante
quante siano per ora le risposte. Insomma, un report che non offrirà elementi, insomma, per chiudere la vicenda. C'è però, Claudio, negli Stati Uniti, come dire, attenzione rispetto a questo tema e attenzione anche rispetto a questa data del 25 di giugno, quando questo report verrà poi consegnato al Congresso? Perché credo che questo non sia mai avvenuto. Certamente, assolutamente l'interesse per questo fenomeno che, come spiegavo, è un fenomeno antico, perché sono decenni che si parla di UFO, però l'interesse è cresciuto enormemente nell'ultimo mese, innanzitutto per le parole che avete appena trasmesso dell'ex presidente Obama e poi appunto proprio perché il Congresso ha chiesto al Pentagono questa relazione dettagliata su ciò che sappiamo. Il fatto di non riuscire a spiegare un fenomeno ovviamente non significa che siamo per forza di fronte a una presenza aliena, però a questo punto davvero anche esperti molto, come dire, seri, ex capi dei servizi segreti americani, ex capi dell'intelligence, stanno parlando nei vari talk show, nei network americani, e alla domanda se questi oggetti sono davvero delle astronauti aliene, ormai nessuno risponde più con un sorriso e basta. Dunque la questione è presa sul serio e soprattutto si vuole togliere ogni pregiudizio su chi dovesse sostenere che ha avvistato oggetti del genere, perché ciò di cui sembrano aver bisogno i servizi al Pentagono per cercare di capire è proprio avere più elementi possibili, e quindi chiunque avvisti è, come dire, invitato a dirlo. Una delle questioni più, state vedendo questa immagine, una delle cose più sorprendenti è che nella baia di San Diego oggetti non identificati sono apparsi ai piloti quasi quotidianamente per quasi un anno. Cioè, ecco, questo non si sapeva. E abbiamo ovviamente, come vedete, strumentazioni molto sofisticate, quindi non è solo un avvistamento che potrebbe essere frutto di un riflesso, di un'illusione ottica. Stiamo parlando di avvistamenti radar, di sensori molto sofisticati che effettivamente testimoniano di oggetti. C'è stato anche un volo che ha rischiato in qualche modo, perché uno di questi oggetti, così dice il New York Times nella sua indiscrezione, si è avvicinato troppo all'aereo in questione. Insomma, è qualcosa di cui dobbiamo effettivamente venire a capo, e c'è bisogno ancora di altri studi per capire di che cosa veramente si tratti. Grazie davvero a Claudio Pagliara, corrispondente da New York. Noi ora tutte le domande, i punti che Claudio Pagliara ci ha messo sul tavolo, li giriamo ai nostri ospiti. Giorgio Di Bernardo, giornalista scientifico, esperto di aerospazio, buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio. Benvenuto anche ad Andrea Bernagozzi, che è un astronomo dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta e poi astronauta e pilota collaudatore. Maurizio Cheli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Mi stiamo vedendo tutti e tre assieme. Io parto da Giorgio Di Bernardo, perché hai seguito quanto ci ha detto Claudio Pagliara dagli Stati Uniti. Insomma, non ci sarà questa rivelazione definitiva sugli UFO, però ci può aiutare a capire qual è l'importanza comunque di questo report? Ma Claudio Pagliara ha dato una panoramica perfetta della situazione. Il problema vero è che c'era una ritrosia da parte dei piloti militari o civili a dire che avevano visto degli oggetti non identificati, per paura appunto di essere derisi o addirittura messi, diciamo, un po' sotto una lente d'ingrandimento. Ora, il fatto che si incomincia a parlare seriamente, si incomincia a parlare anche in maniera ufficiale di questi fenomeni, è sicuramente un passo avanti enorme da questo punto di vista. Non ci dobbiamo, nessuno si dovrà più vergognare di dire di aver visto un oggetto strano, che non rientra nei canoni classici, che non è un aereo, non è un elicottero, non è un pallone sonda e non è niente di fatto di riconducibile alla tecnologia terrestre. Questo è il fatto. Ecco Giorgio, ma sono eventi questi che resteranno senza una risposta, che resteranno sempre non spiegabili? Questa è una bella domanda, ma è una domanda fondamentalmente, ci vorrebbe una palla di vetro per rispondere. Io direi
direi questo. Allo stato attuale noi non abbiamo prove né che siano oggetti volanti extraterrestri né che non lo siano. Certamente va detto che le manovre che fanno questi oggetti, come accennava anche Pagliara prima, sono assolutamente fuori dalla tecnologia terrestre. Le stiamo vedendo, questi movimenti oscillatori in aria, no? Brava, questi movimenti oscillatori, ma soprattutto estremamente rapidi. Addirittura nel 1989-1990 l'aeronautica belga intercettò con i suoi aerei alcuni di questi oggetti e fu registrata un'accelerazione da 280 a 1700 km/h in un secondo, assolutamente al di fuori di qualsiasi tecnologia di allora e di oggi. Saremmo schiacciati come persone e sarebbero distrutti gli eventuali velivoli. Ecco, la maggior parte degli scienziati però mantiene un approccio scettico e ovviamente scientifico sul fenomeno. Però pensare di essere da soli nell'universo, insomma, è davvero impossibile, o almeno ci appare davvero impossibile. Questo lo chiedo ad Andrea Bernagozzi. Beh, sicuramente, da questo punto di vista, negli ultimi 30 anni l'astrobiologia, come proprio dice la parola, la ricerca di vita altrove nel cosmo, è diventata una delle discipline più importanti di tutta la ricerca astrofisica e astronomica. 30 anni fa parlare di questo era un lavoro di nicchia. Poi cosa è successo? Poi finalmente, grazie alla tecnologia, abbiamo avuto quegli strumenti che ci hanno permesso di indagare gli astri, il cosmo e l'universo, raccogliendo finalmente dati, numeri, cioè qualcosa sulla quale si poteva fisicamente mettere le mani, analisi. E allora da questo punto di vista oggi sappiamo per esempio che nella nostra galassia, la Via Lattea, la città di stelle in cui ci troviamo, abbiamo già individuato migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare e probabilmente, visto che abbiamo appena cominciato a indagare una piccola porzione della nostra galassia, ce ne sono miliardi di altri pianeti, da qui ovviamente a dire che questi pianeti sono abitabili, abitati da civiltà tecnologicamente avanzate aliene che possono attraversare le immense distanze che separano le stelle l'una dall'altra e venirci a trovare, ovviamente ci bisogna fare tante ricerche e tanti numeri prima di fare affermazioni eccezionali come questa. Ecco, dottor Bernagozzi, ma secondo la scienza è possibile che esistano esseri intelligenti al di fuori della Terra? Cioè gli scienziati hanno calcolato la probabilità che esista una civiltà extraterrestre con cui entrare in contatto? Proprio quest'anno celebriamo i 60 anni di una famosa formula che si chiama equazione di Drake, che è stata sviluppata da un astronomo statunitense che si chiama Frank Drake, che nel 1961 ha messo in fila uno dopo l'altro tutti i fattori che, per quello che abbiamo capito finora, ci permetterebbero non solo di ipotizzare l'esistenza di civiltà aliene altrove nel cosmo, ma addirittura di entrare in contatto via loro, non però attraverso astronavi o dischi volanti, ma attraverso segnali radio che attraversano il cosmo. Quindi da questo punto di vista ci sono ampi studi su questo genere. Se mi si permette la battuta, la speranza è che se un giorno dovessimo avere la certezza che ci sono altri esseri viventi nell'universo, abbiamo a che fare con intelligenze extraterrestri e non con stupidità extraterrestri, perché da questo punto di vista qui sulla Terra siamo già messi abbastanza bene da soli. Esatto. Io volevo andare da Maurizio Kelly, dicevamo astronauta, pilota collaudatore, era a bordo dello Space Shuttle nel 1996. Ecco, prima di chiedergli, insomma, se ci racconta queste esperienze, come dire, incredibili, io volevo chiederle che idea si è fatto lei di questi velivoli non identificati, insomma, rispetto anche a quelle traiettorie di cui parlavamo, a quel modo di muoversi. Sì, sicuramente sono fenomeni, come anche il report credo metterà in luce, del tutto inspiegabili. Io posso solo dire che nella mia carriera di pilota militare non ho mai avuto occasione di incontrarle qualcuno, anche se mi sarebbe onestamente piaciuto, ma non ho esperienze dirette e neppure, diciamo, esperienze legate alla mia attività spaziale. E credo che in questi report ci sia anche una certa dose di propaganda, perché che viene utilizzata probabilmente per motivi anche interni, perché quando si comincia a mettere sul tavolo che potrebbero essere, diciamo, missili di potenze tipo la Russia o la Cina, con cui gli Stati Uniti sono in competizione, questo sicuramente è fatto per motivi interni, a mio avviso.
e per sviluppare notevolmente di più la ricerca in questi campi. Quindi io tendenzialmente rimango un po' scettico, perché i piloti hanno tutti, chi prima chi poi, avuto delle esperienze di illusioni ottiche nella loro vita aeronautica e spaziale, e quindi però diciamo mi aspetto qualche prova in più oltre alle affermazioni così generiche. Ecco Maurizio Kelly, ma a quella velocità nello spazio che cosa si percepisce? Ovviamente diciamo, un aeroplano diciamo, ad alte prestazioni al giorno d'oggi può volare fino a circa 3 volte la velocità del suono nel passato, gli aeroplani da caccia normalmente attorno a 2 volte la velocità del suono, nello spazio si vola attorno ai 25 volte la velocità del suono quando si è in orbita attorno alla Terra. Ovviamente il tuo orizzonte è molto più ampio, come quando noi vogliamo su un aeroplano da trasporto a passeggeri, un aeroplano di linea, lì vogliamo a circa 1000 km all'ora e non abbiamo la percezione della velocità perché il nostro orizzonte è molto lontano. Poi però quando uno dall'orbita terrestre guarda giù e riconosce i posti che sta sorvolando, ecco, a quel punto lì si rende conto che sta volando a circa 8 km al secondo e quindi è già una bella velocità. Insomma, è così complicato anche rendersi conto se effettivamente passa qualcuno di questi velivoli non identificati, eh? Assolutamente. Io volevo tornare da Giorgio Di Bernardo, perché a proposito di esplorazione spaziale resta il nodo delle distanze, no? Cioè la stella più vicina al Sistema Solare ha una distanza tale per cui per raggiungerla ci vorrebbero, se non sbaglio, oltre 160 milioni di anni. Allora come si possono superare le distanze astronomiche? Questa è una bellissima domanda, perché chi sostiene che non possono essere navi diciamo spaziali extraterrestri si affida al fatto che la teoria della relatività di Einstein ci dice che nulla può muoversi nell'universo a velocità superiore a quella della luce, e quindi nessuno potrebbe arrivare da noi e nessuno di noi terrestri potrebbe arrivare nemmeno alla stella più vicina nell'arco normale di una vita. Ma c'è un trucco. E il trucco potrebbe consistere, e si sta studiando, nel curvare lo spazio. La famosa astronave a curvatura di Star Trek, e cioè se io devo andare da un punto a un pianeta lontano, non posso viaggiare più veloce della luce, ma posso contrarre lo spazio davanti a me, e quindi viaggiando alla velocità subliminale, cioè inferiore a quella della luce, posso impiegare molto meno tempo, ridurlo a frazioni infinitesimali, scusate, del tempo necessario per arrivarci. Potremmo arrivare su Marte, su Giove o su una stella vicina nell'arco di qualche giorno. Davvero molto interessante, ma Andrea Bernagozzi, voi tra l'altro nel vostro laboratorio fate anche ricerca sui pianeti extrasolari, cioè che si trovano intorno ad altre stelle, cioè gemelli della Terra? Che si trovano attorno ad altre stelle al di fuori del Sistema Solare. Da lì dire che sono gemelli della Terra ce ne vuole ancora, perché con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione adesso possiamo intanto dire che ci sono questi pianeti, e più o meno avere un'idea per esempio della loro dimensione, della loro massa, ma già le caratteristiche, cioè quali sostanze sono presenti su questi pianeti, come è fatta la loro atmosfera se ce l'hanno, come sono fatti i loro continenti e i loro oceani se ce li hanno. Beh, noi in questo momento non siamo ancora in grado di dirlo con gli strumenti di adesso. Si stanno realizzando adesso strumenti che nei prossimi 30 anni ci daranno queste risposte, e quando poi avremo questi strumenti, avremo capito le caratteristiche chimiche, fisiche e ambientali di questi mondi, ci potremmo chiedere se questi mondi sono abitabili o forse abitati, e si va avanti così in un percorso in cui si comincia ponendosi le domande, che è la cosa più importante di tutte, e ciascuno tenta di dare il proprio contributo per rispondere parzialmente a quella domanda, passando poi il testimone alla generazione di studiosi successivi, sempre lavorando con metodo scientifico e con ragionevolezza. E comunque sì, in ogni caso, viva Star Trek! Ecco, dunque mi pare di capire, dottor Bernagozzi, che lei è un appassionato di fantascienza. Assolutamente, come molti miei colleghi, ovviamente. Ah, ecco, no, perché questo è anche un aspetto interessante, no? Cioè gli astronomi sono appassionati poi di fantascienza, ma che cosa la appassiona?
Beh, se c'è un piccolo inciso che posso fare su questo, proprio riguardo al tema di cui stiamo parlando, sì. La fantascienza a me personalmente, in mia opinione personale, mi ha insegnato una cosa, che alla fine della fiera anche l'invenzione più incredibile che può aver avuto l'autrice, l'autore più fantasmagorico, è sempre meno brillante di quello che è la natura, che la realtà ci regala. La realtà supera sempre la fantasia. Da questo punto di vista, quindi, per esempio, abbiamo immaginato nei romanzi di fantascienza di colonie su vari pianeti, ma chi l'avrebbe detto, per esempio, che ci sono geyser su un satellite di Saturno che si chiama Encelado, che sprigionano come fontane appunto uno spruzzo di acqua che è nascosta sotto la superficie ghiacciata di questo satellite che orbita lontano da noi. Questa è una cosa eccezionale. Chissà quali astronauti, appunto i nipotini di Maurizio Kelly, potranno andare a vedere da vicino questo satellite e assistere con i loro occhi a questi geyser di un mondo alieno. Ecco, una lezione della fantascienza è che la realtà supera sempre la fantasia. Beh, davvero, davvero bellissima questa considerazione, insomma, dello scienziato rispetto invece alla fantascienza. Allora andiamo da Maurizio Kelly a chiedergli com'è la nostra Terra vista dallo spazio. Beh, la nostra Terra è qualcosa di molto bello. Quando si è in orbita attorno alla Terra, la chiamano orbita bassa terrestre, perché si ha circa 400 km di quota dove si è andati con lo shuttle, dove si va attualmente chi va sulla stazione spaziale. È una distanza relativamente vicina alla Terra, se si pensa che la Luna è a circa 400.000 km, quindi qualche ordine di grandezza superiore, però è già sufficiente per vedere molto bene la curvatura della Terra, perché la Terra è sferica, anche per chi non ci crede. E soprattutto questi tre colori fondamentali che mi hanno colpito fin da subito, che sono il blu intenso del nostro pianeta, perché quasi il 75% della superficie è ricoperta di acqua, quindi il blu è il colore predominante, il bianco delle nubi dell'alta troposfera e il nero intenso dell'universo. E questo è veramente qualcosa di molto molto emozionante. Dal punto di vista personale, poterlo osservare da lì è qualcosa che anche dà, è qualcosa di maestoso quando uno lo vede, ma si ha subito la percezione di quanto sia fragile la nostra Terra, e soprattutto ci si rende conto di quello che noi facciamo, di come noi cambiamo il nostro pianeta giorno dopo giorno con l'attività economica e col fatto che noi utilizziamo combustibili fossili. E si vede molto bene questa piccolissima striscia azzurra che la circonda, che è l'atmosfera e che mantiene la vita sulla Terra così come noi la conosciamo, e questo è veramente un grande mistero. Ecco, poi c'è un suo sogno, no? Che mi pare che lei abbia raggiunto, che era quello di andare sull'Himalaya. Sì, esatto, il caso ha voluto che durante il mio volo, tra le tante foto della superficie terrestre, abbia fatto anche una dell'Everest, e così come si dicono quelle cose, dopo averla vista mi sono detto, vabbè, prima o poi ci salirò. Mi sono voluti 20 anni per decidermi, ma proprio a maggio del 2018 sono riuscito a salire sulla montagna più alta della Terra, che è un'esperienza assolutamente che mette in connessione la Terra con il cielo, perché da 8.848 metri 86, perché l'hanno appena rimisurato, si vede già molto bene la curvatura della Terra. Ecco Maurizio Kelly, lei continua a collaudare i mezzi che poi voleranno nello spazio. Ecco, ma potremmo andare poi nello spazio tutti? Cioè, lo spazio sarà prima o poi alla portata di tutti, secondo lei? Io me lo auguro e credo proprio di sì, perché questo è anche alla base dell'attività commerciale nello spazio. Bisogna intendersi su cosa vuol dire andare nello spazio. C'è questa linea convenzionale di circa 100 km che separa i piloti dagli astronauti e che attualmente e a breve sarà sorpassabile con i voli di Virgin Galactic, che sono però voli parabolici, nel senso che si va a una quota tale superiore a questi 100 km, si sta in assenza di peso come un vero astronauta per circa 4-5 minuti e poi si rientra. E poi invece andare nello spazio, nel senso di andare in orbita attorno alla Terra. Entrambe le cose ovviamente hanno dei costi
le due cose hanno costi molto diversi, però spero che la possibilità di andare nello spazio sia accessibile a tutti in un prossimo futuro, perché colpisce molto. Intanto lo sarà per Jeff Bezos, che oggi ha annunciato di diventare un turista spaziale, che il 20 di luglio andrà nello spazio con suo fratello. Noi davvero siamo in chiusura, io volevo ancora sentire Giorgio Di Bernardo, perché ho un'altra curiosità. È vero che esiste un protocollo dell'ONU in caso di civiltà aliene che si possono mettere in contatto con noi? Sì, esiste un protocollo ONU, vedo che Andrea Bernagozzi annuisce. Il protocollo riguarda la possibilità di un contatto però via radio, mentre non esiste nessun protocollo per quanto riguarda un contatto diretto quale potrebbe esserci con gli UFO. Questo protocollo per un contatto via radio prevede che si passi attraverso una serie successiva di informazioni, di verifiche, prima di dare l'annuncio, per paura, soprattutto si chiama un shock culturale, cioè che ci sia una forma di reazione, di timore da parte della popolazione all'annuncio di un contatto con altre civiltà extraterrestri. Ecco, ma dottor Bernagozzi, perché si è pensato di farlo? Proprio per non essere presi impreparati da questa situazione. La cosa interessante è proprio porsi le domande e cercare di immaginare scenari ovviamente nei limiti del ragionevole. E da questo punto di vista, fra l'altro, va segnalato che all'elaborazione di questi protocolli e alla ricerca della vita nell'universo in generale c'è una forte collaborazione anche di scienziati italiani, da quelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dell'Agenzia Spaziale Italiana e delle varie università. La battuta che ho fatto prima sulla stupidità extraterrestre l'ho sentita da Giancarlo Genta, per esempio, poi abbiamo anche il professor Claudio Maccone, Stelio Montebugnoli che si occupa di SETI, tantissime persone. Anche l'Italia da questo punto di vista dà un contributo importante per tentare appunto di essere preparati qualora un giorno si avesse un segnale che arriva in maniera definitiva e provata da intelligenze extraterrestri. E dunque attendiamo il 25 di giugno per scoprire che cosa è contenuto in questo report del Pentagono che verrà consegnato al Congresso, anche se grazie ai nostri ospiti abbiamo capito che effettivamente non ci sarà nessuna rivelazione clamorosa. Ma grazie davvero ad Andrea Bernagozzi e Bernagozzi dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, astronomo, grazie a Giorgio Di Bernardo, giornalista scientifico, e grazie a Maurizio Cheli, astronauta, per essere stati con noi oggi. In grandissimo ritardo, diamo la linea.